Ciao belli e bentornati. Intanto, come state? Mi fa piacere che ci sia stato uno scambio di opinioni al video del giorno dopo, dove ho analizzato la partita nella sua interezza, dopo averla rivista, dopo avervi dato alcune indicazioni personali, idee mie su come sono andate effettivamente poi le cose in campo. Allora, io in questo video, ragazzi, invece ci tengo a precisare altri aspetti legati sempre all'allenatore, ma non solo. Vorrei anche parlarvi di alcune reazioni che ne sono fatte attendere, in particolare dalla tifoseria anti-juventina. Allora, io vi dico una cosa, vi do un consiglio da amico e tifoso. Io, ragazzi, sono contento per ieri, sì. Non mi illudo, siate equilibrati, perché la forza di questa squadra si vedrà tanto nelle difficoltà e nella reazione alle difficoltà. Non al primo giro insomma, di ruota panoramica, non al primo chilometro. Questa è una maratona, abbiamo fatto il primo chilometro molto bene, però ce ne restano altri 37 e c'è da migliorare da ogni aspetto, da ogni punto di vista. Per cui quando trovo un'esaltazione nei confronti di Max, di Magnanelli, attenti. Magnanelli ha fatto delle buone cose, ha portato delle buone innovazioni con il benestare di Allegri. Cioè, alla fine Magnanelli, ragazzi, è l'aspetto pratico di una volontà dell'allenatore di cercare qualcosa di nuovo. Cioè, questa è anche un'altra cosa che va detta, perché pare che sia arrivato Magnanelli il guru e che stia spodestando Allegri. L'ha portato Allegri alla Juventus come collaboratore. Per cui i meriti li ha anche Allegri in certe scelte. Voi mi direte: ah, 9 milioni per non insegnare calcio, avere dei collaboratori che insegnano calcio. Ragazzi, funziona anche così il pallone, eh? Perché nel calcio moderno non c'è solamente l'aspetto tattico da gestire, ci sono tanti aspetti. C'è l'aspetto tecnico, c'è l'aspetto organizzativo, l'aspetto umorale dello spogliatoio. Il gestire tutti gli allenamenti nel capire effettivamente dove bisogna andare a migliorare e lavorare di conseguenza. Per cui potete immaginare adesso Allegri non come un professore di calcio, non lo è mai stato in realtà, ma l'allenatore, la figura dell'allenatore è un supervisore. Allegri in questo caso alla Juventus sta facendo quasi il preside e i collaboratori i professori. Ad oggi è così. Però la linea l'ha detta sempre Allegri, per cui questo va detto. Detto ciò, ragazzi, calma. Cioè, non abbiamo fatto un cazzo, abbiamo vinto contro l'Udinese. L'Udinese è la squadra che è. Abbiamo vinto bene, abbiamo giocato bene il primo tempo. Secondo, maluccio. Un secondo tempo noioso dove abbiamo fatto zero tiri in porta. Zero. E quindi bisogna migliorare nella gestione della partita, bisogna migliorare nella gestione delle forze anche, perché abbiamo spinto la macchina a 100 all'ora per 45 minuti e poi non ne avevamo più. Per cui bisogna portare la squadra su altri ritmi, su altre intensità e più su una continuità nei 90 minuti stessi. La partita è lunga, non possiamo permetterci di spremerci per 45 minuti e poi non avere più forze, perché se poi la palla non entra nei primi 45 minuti, poi dopo è un casino nella gestione della gara. Per cui ci tenevo a dire questo aspetto qua. Poi ragazzi, che vi devo dire? Io sono un curiosone, cioè io vado su Twitter, scrollo un po' e ragazzi, trovo delle situazioni esagerate. Tancredi Palmieri. Per cortesia, non cominciamo. Assurdo il rigore alla Juventus, quello sul fallo di mano. Ma a mio parere era abbastanza netto, braccio abbastanza largo. Ovviamente non è rigore, ma lo sapete tutti. Umberto Chiariello. Vincenzo Tolli, ho sempre pensato che dopo il patteggiamento della vergogna, quest'anno gli regalano in un modo o nell'altro anche lo scudetto. Ah, io rimango a libetto alla prima di campionato, già queste polemiche. Avrebbero potuto giocare anche con Varricchio, Piovaccari, coppia d'attacco. Il rigore di stasera fa capire l'andazzo. Te col duro. Si è capito dalla prima giornata come andranno le cose, i rigori contro il Napoli e i rigori a favore della Juve. Poi c'è qualcuno che lo nega, ma sono i soliti inquinatori di pozzi. Cioè, è bastata la vittoria misera della Juve di ieri contro un Udinese, così così, a far impazzire questi qua, e la cosa mi fa estremamente ridere. Per
Per quanto riguarda poi ragazzi la partita, ripeto, bisogna analizzarla per i 90 minuti che sono stati. Difficile fare previsioni su quel che sarà, difficile illudersi, credo, perché poi c'è il rischio effettivamente di rimanere scottati. Il grande rischio che a mio parere corre la Juventus è che nei momenti di difficoltà Allegri possa tornare al non gioco come comfort zone, zona di protezione per portare a casa il risultato. È successo nella storia passata con Sarri. È successo anche con lo stesso Allegri che aveva portato qualcosa di nuovo. È bastato uno Juventus Manchester United dove perdiamo 2-1 con due gol, boh, non lo so, un po' clamorosi, con delle scelte anche sbagliate nella gestione della gara dello stesso Allegri, per tornare a praticare un calcio che di base ha il non gioco, il chiuderci e cercare di ripartire alla bene meglio. Quindi questa roba qua, ragazzi, non va bene, cioè il ritorno in protezione a quel che eravamo, assolutamente no. C'è anche da dire un'altra cosa: lo spogliatoio della Juve ad oggi è felice. Beh, siamo felici, il morale è alto, i risultati sono arrivati. Il mio timore è quando le cose andranno male, perché comunque possono emergere dei dissapori, delle cose non chiuse, eccetera. Sicuramente la cosa che si percepisce rispetto agli anni scorsi è un'altra volontà dei giocatori, un'unione di intenti che non si vedeva da tempo, ed è questo probabilmente che ci fa ben sperare e illudere. Ma io vi dico, ragazzi, state sempre coi piedi per terra, perché veramente il campionato è lunghissimo, lungo, lungo, lungo. Il mercato non è ancora finito, quindi vedremo poi come la Juventus andrà a chiudere anche questo aspetto di entrate e uscite, perché ci sono delle uscite da fare, ne parliamo in un terzo video che andrà stasera live, stavo dicendo, in realtà no, andrà online e lo vedrete verso le 18:30. E quindi vi dico, ora testa bassa e pedalare. Contento di questa vittoria, dovete essere contenti, secondo me. Ci sono aspetti positivi e delle novità rispetto agli anni scorsi. C'è gente che parte pervenuta per Allegri. A me, ragazzi, sapete bene, Allegri non piace e non cambia idea sul suo conto. Però gli riconosco che ieri, insomma, ci sono state delle novità, come gliele ho riconosciute anche nella pre-season, che continui però, che continui a migliorare. Non basta questo, Bisogna sempre implementare, migliorare, oliare certi meccanismi per massimizzare poi i risultati. Però con questa mentalità, con questa disponibilità di calciatori, con queste nuove idee, la Juventus può fare sicuramente delle cose straordinarie. Detto ciò, una rondine non fa primavera, ebbene, lo sapete tutti, via il Festival dei Luoghi Comuni, ma la situazione è questa qua. Però ragazzi, vi dico anche, quando vi ho parlato di carri, per me esiste il carro della Juve, che poi dentro ci sia Allegri o la persona che mi sta più antipatica nel mondo del calcio, ma che mi porta i risultati a casa, ma ragazzi non me ne frega nulla, a me interessa il carro della Juve. Dal momento in cui i risultati arrivano così, giocando in una maniera un po' più propositiva, meno passiva, io non posso che essere contento. Se poi vedo un miglioramento dei giocatori, se vedo delle novità, se vedo dei giocatori che si trovano a meraviglia, che l'umore è alto, che c'è una cattiveria agonistica che è palpabile e quasi si può toccare con mano, ecco, vedendo le partite allo stadio, beh, la cosa sicuramente mi rasserena ancora di più. Ci vediamo più tardi, ragazzi. Ok, ci vediamo più tardi con un altro video legato al mercato. Vi mando un forte abbraccio e sempre fino alla fine. Forza Juve, belli.